Benvenuti e benvenute in quest'ultima puntata della trasmissione Fede e Sfide 2.0, una trasmissione che ci ha accompagnato in queste settimane. Abbiamo conosciuto, abbiamo incontrato diverse persone che ci hanno raccontato le loro attività, i loro progetti, i loro percorsi all'interno della fede, per alcuni percorsi già consolidati, per altri invece un cammino, una ricerca continua ancora. Abbiamo parlato di sfide che la nostra contemporaneità ci pone, ma abbiamo parlato anche di strumenti che possono essere a disposizione e che arrivano a volte da un'appartenenza ad una fede religiosa. In questa ultima puntata conosceremo Maria Teresa Pizzulli, compositrice, musicista e membro della Chiesa Battista di Meana di Susa. Oggi siamo saliti in Val di Susa, siamo arrivati in frazione Monpantero, anzi in comune di Monpantero, vicinissimo a Susa. Maria Teresa Pizzulli, autrice anche di brani musicali, non lo so, adesso ci spiegherai, musicista, professoressa di musica, grazie per averci accolto. Raccontaci un po' di te, come è nata insomma la tua passione per la musica, da dove vieni, perché hai scelto di vivere a Monpantero in Val di Susa? Io sono pugliese, quindi ho vissuto fino diciamo ai 35 anni in Puglia, ho lavorato in Puglia come docente di pianoforte, lavoravo nelle scuole medie di indirizzo musicale, ma sono finita poi qui perché desideravo cambiare, avevo perso il posto di ruolo e quindi ho fatto un trasferimento e suono da quando ero bambina, perché la musica l'ho scoperta grazie a mio padre che mi ha incoraggiato negli studi. Ho scelto di suonare il pianoforte dopo aver ascoltato un concerto e ho detto: papà, io voglio suonare quello lì. Avevo 8-9 anni e così ho cominciato a suonare, mentre mia sorella aveva scelto il violino e insieme giocavamo sulla tastiera, cercavamo le note che ascoltavamo per radio, così educavamo l'orecchio e abbiamo scoperto che la musica era una grande passione, quindi sono entrata in conservatorio, ho fatto tutti i miei studi lì. Attualmente sono docente a Torino, in conservatorio, della disciplina pratica e lettura pianistica. Quindi la musica è la mia vita, mi accompagna da sempre. Bene. Hai lavorato anche nella ricerca musicale, perché oltre a essere docente, oltre a avere insomma possibilità di esibirti in vari concerti, momenti musicali, però hai fatto anche, so che ti appassiona molto il mondo della ricerca, quindi vai a scovare magari dei pezzi un po' particolari, degli autori, delle autrici molto particolari. Sì, diciamo che quello che mi piace molto è cercare delle pagine musicali che non sono state eseguite, degli autori, delle autrici, dei compositori minori. È una cosa che mi piace fare, quindi impegno delle ore delle mie serate silenziose nella valle nella ricerca. E quindi durante la pandemia, quando magari c'era un periodo triste per molti perché non si poteva uscire, io ho terminato due lavori importanti: una ricerca sul mondo di Brahms e dei suoi amici con una mia collega Simona Coco, un'altra docente di conservatorio, e abbiamo così pubblicato un CD per la Da Vinci, e parallelamente ho portato avanti la ricerca sulle donne compositrici di musica sacra.
questo era diciamo, un desiderio, quello di far emergere queste figure che nella storia sono state un po' dimenticate. E quindi ho pubblicato un libro con un editore Magister. Compositrici tra vita, arte e spiritualità, musica sacra ritrovata. E in questo momento sono impegnata con questo progetto di incisione delle musiche che ho trovate. Tu hai introdotto un argomento importante che è la parte, la sfera religiosa. Hai un'appartenenza di fede che ti accompagna? Hai avuto una ricerca in questo campo o fin da piccola hai avuto comunque un punto di riferimento, una chiesa di riferimento? Sì, io ho avuto già da bambina un punto di riferimento che era una chiesa, una delle tante chiese protestanti, pentecostale. Poi durante il mio viaggio e percorso di vita, mi sono avvicinata più alle chiese storiche, probabilmente per la mia sensibilità, il mio sentire è diverso, diciamo. Quindi, mi sono accostata alle chiese battiste. E in questo momento ricopro il ruolo anche di ministro della musica perché abbiamo questa possibilità noi musicisti di stare insieme, condividere delle esperienze e rivalutare ciò che è il ministero della musica. Se vogliamo, lo dice Prima Cronaca 25 nella Bibbia, i Leviti erano scelti per essere i musicisti del Tempio. E Bach, per esempio, ho scoperto che amava molto questo passo della Bibbia e parla di musica devota. Quindi la musica e la spiritualità mi accompagnano da sempre, ma è un viaggio, è un percorso, non è qualcosa che si è compiuto. Ogni giorno io scopro qualcosa, anche della fede. Certo, è un cammino che si modifica, probabilmente in In divenire. divenire anche proprio per le stesse ripercussioni che ci sono di un mondo nell'altro e viceversa. Quindi questo pianoforte da dove arriva e soprattutto come hai fatto a portarlo fino qua? Effettivamente era un'impresa perché io avevo acquistato un bilocale con tavernetta e allora avevo preso proprio il calcolo ai millimetri, no? Per far entrare questo pianoforte. Ho chiamato la ditta trasporti, Tu ce l'avevi prima ce nella l'avevo in tua casa, Puglia, in ce l'avevo in Puglia, quindi ha Puglia. fatto un viaggio dal Sì, ha sud al fatto il nord. viaggio, è venuto fin qui con me. E allora poi insomma i tecnici Questo si smontano può tutto, si smontare? Cioè smonta e si possono diventa togliere un'arpa. Sì, le gambe? smonti le gambe, diventa un'arpa e l'hanno Ok. trasportato per la stradina qui. E poi in questa porta che era davvero piccina, io avevo fatto il calcolo e ci è entrato giusto, proprio al Ok. millimetro. E poi chi rimonta un pianoforte? Cioè, non l'hai fatto tu? No, 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 certo, io bisogna chiamare i tecnici. Perché loro chiaramente hanno anche l'assicurazione qualora si rompa, insomma, allora chiami i tecnici, loro poi te lo rimontano, poi chiami l'accordatore. Qua abbiamo anche una batteria, quindi si aggiungono pezzi in questa casa artistica, Teresa. Cosa Sì, state immaginando di fare? praticamente siccome siamo un'associazione di artisti, artigiani, io metto insieme un po' di artisti con mio marito. E realizziamo dei progetti, registriamo CD e quest'anno in particolare sto realizzando il progetto che segue il libro, Musica sacra ritrovata delle compositrici, e quindi registriamo qui con i miei tecnici e faremo insomma questo lavoro per il 2023. Inizialmente, quando il pianoforte era nella tavernetta, ho registrato il mio primo CD, Women Composers,
E l'ho registrato in quel locale, nella in quel locale. Poi ho spostato il pianoforte qui perché abbiamo acquistato quest'altra ala della casa. E allora qui adesso stiamo attrezzando, state allestendo un po' l'area tutto. Studio con pianoforte, batteria, no, c'è un po' di tutto. In questo momento è tutto pronto per la registrazione che faccio anche con Carmela, mia sorella, e con la mezzosoprano. Ok, Carmela entra qua dentro? Carmela entra qua dentro, è un box momentaneo. Posso provare? Sì. Posso aprire? Così isoliamo la voce. Cioè qua rimane isolato. Devi fare ecco. Ok, qua rimane isolato assolutamente. E però vi vedete, avete la possibilità di vedervi in modo che lei non copre troppo te e viceversa. Sì, è per appunto miscelare poi bene i suoni, è una questione tecnica, insomma. Lei è ben isolata e io posso vederla suonare con lei. Che forte, bello. Questo progetto Brahms Circle è stato realizzato anche con la nostra strumentazione di Officina d'Arte, è realizzato però in Toscana, a casa della mia collega. Il prodotto finito è stato inviato alla Da Vinci, che ha poi editato il CD. Quindi facciamo una serie di progetti con la musica, con la registrazione, legati al mondo della ricerca, come ho detto in precedenza. Certo, e avvalendovi ovviamente delle reciproche capacità e della strumentazione che aumentate e aggiungete di volta in volta. Sì, siamo degli artisti che siamo insieme, ognuno mette le sue competenze a disposizione dei lavori che poi vogliamo svolgere. Certo. Quindi non solo lavori sulla spiritualità, ma anche insomma lavori musicali di un certo rilievo come questo. Sì, è un progetto che probabilmente ti ha rivelato anche degli aspetti che non immaginavi, no? Delle parti che non avresti mai pensato sarebbero emerse. Sì, perché ho scoperto veramente un mondo sommerso, compositrici soprattutto dell'Ottocento, che scrivevano, credo in maniera didattica, raccontando le storie della Bibbia attraverso la musica. Quindi pagine per voce e pianoforte che raccontano la storia di Ruth, la storia di Naomi, la storia di Absalom, il figlio di Davide, del dolore che Davide prova quando muore suo figlio. E aria e recitativo, quindi in questa forma musicale mi ha veramente affascinato questo mondo. Quindi ho deciso di far conoscere queste pagine, non solo scrivendo appunto questo libro, che per me è una ricerca che non è ancora finita, ma che può continuare anche magari con altre persone che si appassionano a questo tema, ma soprattutto far ascoltare le musiche. Quindi mi avvalgo di mia sorella, che è la mia interprete principale spesso, e lei interpreta delle pagine sia al violino e sia alla voce, e anche un'altra collaboratrice che vive al sud, una mezzosoprano, Maria Pia Labbate, e anche una musicista della Valpellice, Magali Gonnè, che ha fatto per me qualche pezzo alla fisarmonica. Quindi donne musiciste che si occupano di compositrici del passato per lo più, e che riportate insomma alla vita. Quindi Teresa, mi devi dire, no veramente questo, dov'è la traccia? Prova a vedere quest'ultima qua, mi voglio capire da dove. Seconda parte, quinta. Ah, questo ok, sei tu. Allora ho capito. È questa? È questa? Ok. Thank you.
Ok, facciamo invece quello cantato. Sì. Prendi insieme. Allora, esco da questo. Usciamo. Sì. Cosa vuoi? Il? Insieme. Insieme. Qua. Ok. Vediamo, okay. Apriamo solo il progetto, vediamo, perché ne abbiamo due. Quello lì. Anche lì mi devi dire dov'è il finale, le cose, perché non lo so. Sì, è già stato mixato, dall'inizio. Forse, questo. Un attimo solo, ok. Aspettami anche. Ok. Allora, questo è il canto di Ursula Caporali, una grande compositrice che ho inserito anche nel libro, purtroppo deceduta per cancro lo scorso anno, e ha scritto tantissima musica, anche tanti inni, questo è uno dei più belli. E poi invece prima abbiamo ascoltato Adoration, della Beatrice Price, una compositrice di colore, molto interessante la sua musica. Ovviamente prima ho cercato gli spartiti, li ho trovati e li ho dati alle mie interpreti, facciamo delle prove. Maria Pia è già venuta una volta qui per le prove, abbiamo fatto già qualche concerto, quando poi siamo pronte veniamo in studio e cominciamo a registrare. Chiaramente abbiamo la possibilità di registrare un paio di volte e scegliere la versione migliore, chiaramente. E magari vedi un po' se trovi qualcosa di Maria Pia, perché non abbiamo finito, è un lavoro che durerà tutto l'anno. Proviamo a vedere un po' se c'è The Cry of Rachel, questo. Penultimo, quello, sì, quello lì. Okay, vediamo se... cosa. Allora facciamo la C, dovrebbe già essere mixata. Sì, non un è po'. Più un primo ascolto questo, credo, perché vediamo un attimo. Ok, gli tolgo solo il loop, andiamo. Basta un po'. Questa è una pagina drammatica, parla del pianto di Rachele, che è appunto la pagina biblica, e si parla di questa morte del bambino, quindi una pagina davvero molto toccante. E c'è un dialogo tra la donna e la morte, e dice dammi il mio bambino, quindi è veramente un pezzo che mi ha colpito profondamente. Qui segue con me Maria Pia Labbate, che è una mezzosoprano, e stiamo per concludere questo lavoro. Ma voi cantate anche in ebraico ogni canto, vero? Sì, diciamo, una delle mie ricerche è quella del repertorio ebraico, quindi sono andata a cercare con Carmela dei compositori di origine ebraica e delle compositrici, perché c'è anche la Naomi Shemer, facciamo Yerushalayim Shel Zahav, che è un brano bellissimo, e lo facciamo nei concerti, ma anche dei brani strumentali, no? Che richiamano appunto la musica Yiddish, la musica Klezmer, e quindi la cultura ebraica. Questo tipo di repertorio lo eseguiamo in genere per la giornata della memoria. Ed è un repertorio sempre molto toccante, perché vi sono anche pagine magari tratte dai campi di concentramento che sono state ritrovate, pagine di compositori che hanno sofferto appunto per l'antisemitismo e sono dovuti magari espatriare, quindi la musica racconta la loro vita,
come sempre, sottolinea il loro dolore, le loro sofferenze. Secondo te, ecco, hai fatto della tua vita la passione della musica, è diventato il tuo mestiere, collegato appunto con questa parte molto profonda che ti lega alle chiese battiste. La tua fede ti ha posto delle sfide in certi casi, cioè il tuo vivere la fede in modo probabilmente anche molto avvolgente, molto appassionato, ti ha posto delle sfide che secondo te sei riuscita in qualche modo a risolvere o stai portando avanti nella loro risoluzione attraverso la musica? Sì, credo proprio di sì, perché la fede ci sfida ad essere autentici e ad essere anche delle persone che possono essere coerenti con l'annuncio dell'Evangelo. E quindi l'Evangelo è l'annuncio. Sicuramente non è la propaganda religiosa, ecco, sono due concetti completamente differenti. La fede è
per me è la possibilità di vivere nel mondo con un impegno preciso, con uno scopo. E quindi tutto quello che faccio è permeato dalla fede. Non è l'ora della domenica che si va in chiesa, cioè non è quello, ma è soprattutto vivere in questo nostro mondo che è pieno di brutture, vivere con un senso, dare un senso a quello che faccio, quando suono, quando insegno, quando sono con gli altri, è sempre una sfida, perché devo raccontare non tanto quello che io sono, ma quello che Dio è nel mondo. Per me Dio governa il mondo, governa anche le nostre vite. E quindi la sfida del credente è poter dire agli altri che cos'è la vita con Dio. Mettere in pratica anche. Metterla in pratica, sì. Ti è mai capitato che qualcuno, ascoltando la tua musica o durante qualche tua lezione, percepisse questa parte più di fede? Devo dire che la percepiscono sempre, perché io non amo parlare di me, della mia fede, perché credo che la fede non la devi raccontare, la devi vivere, la devi trasmettere anche senza parole. Non è una questione di etichetta, sono battista, sono valdese, no, non è questo. Sicuramente quando suono la gente si accorge che c'è dentro di me una scintilla, una fiamma che muove le mie note, muove i miei pensieri. D'altronde la fede non deve essere imposta a qualcuno, deve essere condivisa. Cioè, questo è il nostro compito oggi. Stavo leggendo per un esame di missiologia che ho dato alla Facoltà Valdese, che nel 600 c'era appunto un teologo, nel 600 pensiamo, che appunto diceva la fede non deve essere imposta. Si parlava di colonialismo, quindi di quando le missioni in genere trasportavano Bibbie in nari, ma anche insomma sterminavano dei popoli, ahimè. Quindi la fede non è qualcosa che devi imporre a un altro, la devi condividere, è un viaggio, è un camminare insieme, fianco a fianco. Bene, e se dovessi citarci qualche testo, immagino che hai suonato, o parte, ecco, della Bibbia che emerge, ci citavi prima appunto alcune parti che vengono raccontate anche nei brani, c'è qualcosa che preferisci, c'è qualche, non lo so, brano musicale legato appunto all'aspetto religioso che ti ha colpito in modo particolare, che ti ha incuriosito e stimolato? Sono tanti, diciamo, sono tante le pagine che scopro, e poi quando le canta mia sorella, che è anche una grande interprete e ha una grande spiritualità, e spesso mi commuovo davanti a dei testi, a delle note. Uno dei brani che mi ha colpito ultimamente in una serie di concerti che sto svolgendo anche per le chiese è Take My Hand, Precious Lord, di Thomas Dorsey, un pianista nero che scriveva quindi del blues. Mi ha riportato alla sua fede, alla sua resilienza, alla sua capacità di affrontare la vita anche dopo un grande dolore. Lui scrisse questo brano bellissimo dopo la morte di sua moglie e di suo figlio neonato. Quindi a me piacciono le storie, mi piace vedere cosa c'è dietro un inno nella mia, diciamo, ricerca innologica. E lì c'è un nutrimento per la mia vita, per la mia fede, ma penso anche per chi mi ascolta. Thank you.
Un'ultima domanda riguarda un sogno nel cassetto. Già mi sembra che, insomma, di cose ne stai portando avanti tante. Sei stata inserita adesso anche nella commissione, nel Ministero Musicale delle Chiese Battiste. Però c'è qualcosa che ti piacerebbe a un certo punto dire: adesso mi dedico proprio a questo, è una cosa che voglio fare da tanto tempo? Sono tante, purtroppo. Ho sempre tanti. Per fortuna. Tanti progetti, tanti desideri, e manca sempre il tempo perché si lavora chiaramente, quindi. Ma io spero quest'estate di completare un lavoro che è partito tanti, tanti anni fa. Io ho scritto delle canzoni, ho cominciato ad arrangiarle e parlano del mio rapporto con Dio, della mia fede. Quindi spero quest'estate di cominciare a lavorare su questo progetto. Mentre porto avanti l'incisione delle donne compositrici, la presentazione del libro, le tue docenze, insomma, la mia docenza, anche una laurea in teologia che vorrei fare ad ottobre. Diciamo che ho tante cose in cantiere, ma faccio tutto con grande passione perché mi nutro di quello che faccio. E credo che si cresce umanamente e anche spiritualmente. Ecco, allora mi capita a volte di avere anche questi cimeli, no? E questo è un vecchio, diciamo, innario. Sì, ci sono canti religiosi e morali. Me l'ha regalato la pastora Lucilla Pero. Effettivamente lei me l'ha dato perché ci sono gli inni religiosi, capito? Perché sa che io poi... È decisamente, cioè, ti rendi conto? Ha avuto i suoi perché questo. Sì. Ah, ma sono anche poi autori in effetti che ritroviamo nell'innario. Infatti devo andare a guardare, magari ci sono degli inni che sono confluiti. Non c'è un indice, nulla, strano, forse alla fine, no? Finisce così, ma in modo molto spartano. Però sì, questi sono inni vecchissimi, pensa a te. No, devo andare a guardare. Barcarola, forse c'è qualcosa di un po' più tradizionale, Salmo Svizzero. Canti patriottici, cioè, ecco, vedi, diviso in metà per varie solennità. Io poi ho dei canti, degli innari ne ho tanti giù, cioè, ne ho uno del 1928. Bellissimo. È bello questo, vedi? Vecchio. Chissà di quando è. Non si legge più e poi inizia subito così, cioè un frontespizio né nulla. Rossetti, siamo in piena epoca risorgimentale. Però, capito, non sappiamo neanche di quando è. E devo ancora sfogliarlo, devo vedere se c'è qualcosa che magari mi interessa. Siccome sanno che io vado a cercare queste cose, diciamo, che non si conoscono molto, e allora mi è arrivata questa bella sorpresa.